Buonasera a tutti gli investitori da parte di Petroriglia, responsabile del blog Un occhio sui mercati azionari e la nostra solita rubrica giornaliera dedicata al commento di chiusura sui mercati finanziari del vecchio e continente. E nonostante il deludente dato arrivato di prima mattina dalla Cina con l'indice manifatturiero è sceso sotto l'importante soglia dei 50 punti base che segnala la contrazione dell'espansione economica, i destini azionari europei ritornano a salire e ritornano ad essere acquistati grazie al contrario agli indici PMI appunto dell'area euro che risultano in alcuni casi come quello tedesco sui top degli ultimi 8 mesi. E in questo contesto con una liquidità che rimane sempre alta chiudiamo quasi vicino ai top di giornata, nonostante sullo sfondo rimangono sempre le tensioni riguardante il debito greco. Ricordo alcuni passi avanti fatti nella serata di ieri tra la Grecia e la Germania, e con l'Eurogruppo prontissimo in caso appunto di urgenza a convocarsi per guardare le riforme che appunto si stanno aspettando dal nuovo governo ellenico. In questo contesto abbiamo detto quindi una giornata positiva, poco da segnalare sul mercato dei governativi, con gli spread che rimangono vicini ai minimi di periodo, con il nostro spread BTP Bund in area 108 punti base, che vale sempre un rendimento sul decennale vicino alla soglia dell'1,25-1,30%. E le buone notizie che sono arrivate appunto dagli indici PMI manifatturieri appunto dell'area euro danno nuovo impulso alla moneta unica europea che chiude in area 1,0915, cercando appunto di testare i primi livelli, le prime resistenze posti in area 1,10, che sono i top intratoccati all'indomani durante la conferenza stampa della Yellen post riunione della Fed. Oltre questi livelli, la moneta unica europea dovrebbe spingersi fin verso area 1,115, ex supporto e ora resistenza, dove transita anche la media mobile a 50 sedute. E sopra questi livelli potrebbe arrivare un primo segnale di forza. Ricordo che comunque la tendenza di fondo rimane sempre al rialzo e il mancato break in primis 1,10 e a seguire 1,115 potrebbe essere sfruttato per l'apertura di nuove posizioni ribassiste, stante appunto quel target appunto visto sulla parità nei confronti del biglietto verde. Giornata positiva per il nostro indice principale, ma attenzione, giornata è importante perché il nostro FTSE MIB si colloca sopra, lo diciamo ieri sera, sopra i top del febbraio 2011, posti in area 23.200 punti, chiusura in area 23.333, il rialzo dell'1,2%, ed è un nuovo segnale di forza che a questo punto, con conferme sopra i 23.200 punti, dovrebbe continuare a spingere il nostro FTSE MIB, che rimane all'interno di quell'ottimo trend rialzista innescatosi fin da metà gennaio 2015, e spingere appunto le quotazioni fin verso i prossimi target, posti appunto in area 24.000 e a seguire 24.500 punti. Ancora una volta, eventuali presi di beneficio dovrebbero essere sfruttati per rientrare appunto sul nostro mercato, che ancora oggi è stato promosso da importanti banche e d'affari straniere. Sul mercato azionario, attenzione al titolo BS che segnalato durante il weekend della nostra rubrica settimanale. Ancora una volta regge il super trend, il pullback che va appunto a testare i primi importanti supporti posti in area 15, dove transita appunto il livello del super trend, e nella giornata di ieri abbiamo avuto una chiusura in rialzo di quasi il 2,6% in area 15,82. Quindi ancora una volta consiglio in questo momento su presi di beneficio appunto di guardare la tenuta di importanti livelli per rientrare su quei titoli che sono all'interno di un ottimo trend rialzista, come appunto il titolo BS, titolo appunto che ormai è all'interno di quel forte trend rialzista innescatosi da ottobre del 2014. Continua la corsa del titolo Saras, detto anche ieri sera e segnalato anche sul mio sito Un occhio sui mercati azionari, che in giornata chiude in rialzo di oltre il 4% in area 1,417. Ricordo il prossimo target rialzista posto in area 1,50. Ricordo sempre chi fosse interessato al servizio di report o di segnali operativi, basta contattare la pagina premium di Trend Online o scrivere appunto ad una email che vedete appunto è sullo sfondo. Un servizio intraday e multiday dedicato ad azioni, ETF, commodity e valute, non solo con l'uso della mail, ma anche degli SMS in real time.
time. Con questo è tutto, l'appuntamento è domani sera, quando andremo a dare un veloce riepilogo della terza seduta della settimana. Ancora una volta, buona serata a tutti e buon trading.